E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo ottavo episodio della serie di The Last of Us Parte 2. Nello scorso episodio siamo riusciti a trovare Owen e Mel, che purtroppo hanno fatto una brutta fine, anche se ora non sappiamo dove possiamo trovare Abby, il che è un problema non da poco. Ma una cosa di cui non abbiamo parlato e che secondo me è molto importante è il fatto che ad ogni episodio, ad ogni avvenimento, Ellie si sta consumando. Questa vendetta la sta proprio consumando dentro. Già abbiamo visto quando abbiamo incontrato Nora che la brutalità e la fame di vendetta di Ellie la stanno veramente rovinando, e l'ultima volta l'abbiamo visto palesemente con l'uccisione di Mel, perché appunto Mel era incinta, noi lo sapevamo, ma Ellie no, e ci è rimasta male, come è logico che sia. Diciamo che questa cosa pian piano si sta riversando assolutamente sul suo stato d'animo. È inutile, sarà tutto ricoperto di neve. No, il tempo di arrivare si sarà sciolta. Dove vai? Mi serviva aria. Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellensburg. Se domani arriviamo a Fall City, è fatta. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Però lei è ancora viva. Sì. Va bene per te. Deve per forza. Non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'Idaho. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno. Le ho fatto di peggio. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città ho trovato una collana. Luccica parecchio, penso sia oro vero. Pensi sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Allora diciamo che è da parte di tutti? Perché non ti trovi un regalo da solo? Come stai? Bene. Ellie. Bene. Grazie per essere tornato per me. I guai dei miei amici sono i miei. Come la fai tragica? Beh, allora diciamo che mi diverto a tirarti fuori dai guai. Così va meglio. Merda! Jesse, alzati! Sulle mani o sparo anche a questi! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi! Forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella porta! No! Cazzo! Stop! Basta! Getta l'arma! Getta l'arma! Cazzo. No, no! So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Papà! 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 Andiamo. Cioè, raga, Jesse morto così. Tac, cioè, dal nulla Jesse morto.
Ma che vuol dire? Ci sono rimasto malissimo. E qui abbiamo un flashback di Abby e magari riusciremo a capire qualcosa di più. Questo gioco mi sta colpendo sempre di più. Cioè, veramente, hanno ucciso uno dei personaggi principali così. Perché gli andava, forse, per alleggerire il motore grafico, uccidiamo un personaggio. E comunque Abby non sta molto bene di testa, cioè, vi abbiamo risparmiato e ci ringraziate così, ma cioè, chi sei? Che vuol dire sta cosa? Vediamo di capire meglio che problemi ha avuto sta ragazza. Che magari suo padre sia qualcuno che conosciamo, potrebbe essere, che magari, non so, forse è stato ucciso da Joel. Mi piace molto, devo dire, questa cosa che è totalmente nuova, nel senso che nessuno l'aveva mai fatta, di farci giocare anche il ruolo del nemico, dell'antagonista, insomma. Perché comunque ci fa capire meglio il punto di vista. Una monetina del Virginia. Abby? Vedo che sei sporca di fango, tesoro. Anche tu, sai? Dove? Proprio lì. Oh. Sai, tutte le volte che sparisci mi fanno un sacco di storie. Andiamo. Si preoccupano per la tua sicurezza. Questo bosco è sicuro. Papà. Abby, so che è passata dietro questa fila di alberi. E? Partorirà a giorni, controlliamo che stia bene e poi rientriamo. Te lo prometto. Basta che facciamo in fretta. Visto? Ci pensa la mia bambina a proteggermi. Ok, no, questo Jerry non l'abbiamo mai visto, non so chi sia. Owen ha fatto la spia, vero? Ha fatto il suo dovere. Come l'hai convinto a parlare? Ehi, da un'occhiata. Ah, wow, 1978. Manca nella mia collezione. Puoi tenerla, ma solo se mi prometti che è l'ultima volta. Ok, affare fatto. Sai che non ti credo. Non capisco come mai. Forza, cerchiamo ancora. Pian piano ci lasciano nuovi dettagli. Quindi Owen e Abby si conoscono prima sin da piccoli. Niente. Solo ho notato che siete spesso insieme. Più del solito. Oddio. E a quanto pare forse hanno avuto dei... Sì, hanno avuto dei trascorsi. Noto i dettagli. Per esempio, fate di tutto per non incrociare gli sguardi in mia presenza. No, impossibile. E lui ti fa ridere. Solo perché è un cretino. Abby, guarda. Tracce fresche. Aspetta. È un modo subdolo per insegnarmi a seguire le tracce, vero? Non oserei mai. Sei una sorta di veterinario, sto tipo. Beh, in effetti, ti ho trovato. Sì, ma hai barato. Il fine giustifica i mezzi. Wow. Allora mi ascolti. Hai i tuoi momenti di saggezza. Qui dobbiamo cercare... Ah, beh, vedi altro. Antigiocco. C'è un cadavere. Papà, ho trovato qualcosa. Oddio. Ha già partorito. E guarda. Due serie di tracce. Papà. È lei. Andiamo. È un brutto segnale. Ok, cioè, quello è uno schifo di placenta per terra. Cosa? Oh, Dio. Dobbiamo liberarla. È tutto a posto, buona. Calma. Vogliamo aiutarla. Tranquilla. Accidenti. In profondità. Ok, ok. Abby, vieni. Ecco. La tengo ferma. Ok. Ok. La buona. Calma, oh. Ehi, Doc, sei qui? Sono qui, Owen. Cosa? Ehi, vieni, tienila ferma. C'è bisogno di te, Owen. Tienila. Avanti! Qui, occhio.
Ok, ce l'hai? Sì, bene, avvicinati. Al mare! Quasi. Ok. Porca troia. Ti stanno cercando tutti, dobbiamo... Aspetta! Papà! Che succede? Vieni! Siamo stati bravi. Doc, abbiamo la ragazza. Che ragazza? Quella di cui parla sempre Marlene. L'hanno trovata nei tunnel. Ha un vecchio morso sul braccio. Però non è infetta. È impossibile. La stanno analizzando ora. Serve il tuo aiuto. Papà. Andiamo. Interconnesso al cervello, non abbiamo scelta. Deve esserci un altro modo. È impossibile prelevare un campione senza distruggere l'ospite. L'ospite? È una bambina, non è una provetta. Cosa credi che io... Mi è chiara questa situazione. E sei disposto a ucciderla? No, sono disposto a sviluppare un vaccino che salvi milioni di persone. Quante luci sono morte per molto meno? È stata una loro scelta. Vuoi la mia opinione o semplicemente hai già deciso? Sto solo cercando il tuo appoggio. E se fosse Abby? Senti, pensa a ciò per cui abbiamo lottato, a tutti i sacrifici, alle atrocità. Cose che avrebbero un senso con questo gesto. Ma se fosse tua figlia, che cosa faresti? Abby, ti ho portato la cena. Grazie, tesoro. Senti, Marlene. Fallo. Grazie. Vado a dirlo a Joel. Perché? Hanno attraversato il paese insieme. Lui deve sapere. Allora, buona fortuna. È la scelta più giusta. No. Già. Se toccasse a me, io vorrei che tu mi operassi. C'è veramente tantissimo da dire. A quanto pare il padre di Abby era proprio quel chirurgo a cui Joel ha sparato per liberare Ellie. E che adesso troveremo un po' stecchito. Immagino. È ancora dentro l'edificio. Abby, no! Abby, non guardare. Papà! Abby! Joel,
Alzati! Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Joel, ti devi alzare! No! No! All'inferno, pendejo. Giuro che ti ammazzo! Wow, 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 che fai? Men! Piazza pulita! No, 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 ci interessa lui e basta. Ma è rischioso lasciarli vivi. E chi se ne frega? Ha ragione. Meglio chiudere i conti. Se li uccidiamo, diventiamo come lui. Non hanno nessuna colpa! Sì, guarda la mia faccia! Fanculo la tua faccia! Dovevi sorvegliare il piano di sopra, come ti avevo detto! Spostati! Stai indietro! Calmati! Altrimenti... Stai indietro, cazzo! Stiamo calmi! Jordan! Vuoi sparare? Basta! Finiamola! Abby. Tranquilla. Ti senti bene? Sì, è solo... Che succede? Ti ho cercata dappertutto. Ci hanno convocati. Isaac ci vuole al fronte. Cosa? Sul serio? Temo di sì. Muoviamoci. Partiamo subito. Certo. Vamonos. Ok. Ed effettivamente questo è un aspetto che non avevamo mai... Cioè, a cui non avevo mai pensato personalmente. Nel senso che abbiamo sempre dato per scontato che Joel abbia fatto la cosa giusta. Però effettivamente tutti i soldati delle luci che abbiamo ucciso... erano brave persone, nel senso che le luci erano un movimento che, per quanto con metodi un po' violenti, un po' estremi, cercava di perseguire uno scopo abbastanza sensato. È una cosa che non era stata per niente analizzata nel primo capitolo, era cosa avesse provato Marlene. Marlene, faccio un piccolo riassunto per chi non avesse giocato il primo capitolo, era la leader delle luci e in qualche modo la persona che inizialmente era più legata a Ellie. Era come una sorta di matrigna, perché Ellie all'inizio stava con le luci. Si allenava per diventare una recluta delle luci. Io devo parlare con mio padre. Poi mangiamo. Sì, ok. Prendimi qualcosa con piccante. Prendo quello che voglio. Quindi sicuramente anche per lei, come abbiamo visto, non deve essere stato facile prendere una decisione del genere. Cioè, loro effettivamente vedono Joel come il nemico. Infatti la cosa che mi ha un po' stupito è quando Owen ha detto: se lo fai, diventiamo come lui. Come se Joel fosse un pazzo criminale che va in giro a uccidere gente. Effettivamente va in giro a uccidere gente. Però, insomma, il discorso è un po' diverso. Che si mangia oggi? Burrito, di nuovo. Ok. Abby, che stai facendo? Ehi, tenemos prisa, dammi tres burritos. No, mettiti in fila. Che cazzo? Scusami. Rispetta la fila come tutti gli altri. Scusa. Stiamo andando al fronte. Dai. Che vergogna. Perché ne hai presi tre? Ridanne uno. Ehi, non preoccuparti. Mel verrà con noi. Manny. Dov'è il tuo zaino? In camera? Perché mi stai facendo questo? Perché vi voglio bene. Credono che il mondo... E sono stanco di queste cazzate. Lei sa che vengo anch'io. Sicuro. Ed è d'accordo? Sì. Perché il tuo sì sembra un no? È solo l'accento. Senti, non fare la paranoica. Secondo me ti diverti a mettermi a disagio. No. È la vostra occasione per lasciarvi tutto alle spalle. Ci saremmo scambiate due parole dopo Jackson. Dovrei fare finta che non sia successo niente. Certo che no. Dovete parlare e chiarirlo. Anche lei voleva vendicarsi su Joel. Ma lei non è come noi. Non aveva mai visto niente del genere. Ammazza Iene di continuo.
Con Joel è stato diverso. Ricorda, noi siamo soldati. Lei è un medico. Abby, siamo una famiglia. Fallo per me, ok? Ci proverò. Non chiedo altro. Quindi forse anche Mel ha un qualche legame personale con tutta sta faccenda. Prepara le tue cose, passo a prendere me. Sì. Fai la brava. Crepa. E comunque tra le due sembra esserci ancora una volta un po' di tensione, penso per la faccenda di Owen, nel senso che abbiamo visto che all'inizio Abby stava con Owen, comunque c'era qualcosa tra loro due. Ora, di polipiatti proprio non ho voglia. Però adesso Mel è incinta e il bambino sembrerebbe essere di Owen proprio. Quindi a quanto pare le cose tra Abby e Owen non sono andate molto bene. Toc toc. Sei pronta? Sì, quasi. Ciao. Ciao. Non sei esonerata dal servizio? Non proprio. Devi solo fare domanda. Preferisco rendermi utile se posso. E Owen è d'accordo? Owen non decide per me. Andiamo a prendere Alice. Ehi. Meno acida. Spoiler, muore. Appunto, riprendendo il discorso di prima, del punto di vista dell'antagonista, tutta questa cosa sta umanizzando quello che è il personaggio di Abby. È solo un cambio di sede, tranquillo. Quando sei lì, puoi passare da mio padre. Sta... non lo so. Peggio. Come peggio? Si lamenta di continuo per un dolore ai polsi. Non regge neanche le posate. Forse deve aumentare gli antidolorifici. So che vi hanno trasferiti alla 96. Sì, mi piace. È piena di famiglie giovani. Siete emozionati? Per il bambino? Vedere tutti quei ragazzini? Sì, mi sto preparando. Tra pianti e strilli, Owen sarà impazzito. Non l'ha ancora vista. È fuori in missione con Danny. Danny? Cavolo. Povero lui. Già. Cari infami, diamo fuoco a tutto questo accampamento. Registro Alice. È dentro a giocare. Grandioso. Abby, la prendi tu? Ehi, bella. Ehi, cagnolona. Mia ragazza preferita. L'unica che ti sopporta. Non essere geloso. Ciao, ecco, adesso piano. No, orso, no, orso. Me lo ricordo, orso. L'abbiamo ucciso, poverino. Vai, orso. Goditi i tuoi ultimi attimi di libertà. E in tutto ciò questo Isaac non sappiamo minimamente chi sia, dove sia. Ehi, fa. Dammi il solito. Gli ordini. Grazie. Che camion ci sono? Prendi l'S24. Guido io. Tu firma. Pendejo. Grazie. Lotta per sopravvivere. Da quello che abbiamo capito, Isaac dovrebbe essere in qualche modo la figura autoritaria all'interno di questo gruppo, però non l'abbiamo mai visto, non sappiamo dove sia, con chi sia, che ruolo abbia di preciso. Che dici? Ti va una sfida? Chi perde pulisce casa. Ah, vuoi rischiare? Più punti con un caricatore. Ci sto, cabron. Prossima voglio la tua arma. Sì, perché è merito dell'arma.
Ah, dimenticavo. C'è una pila di piatti sporchi da lavare. Sei crudele. Oppure puoi ritirare il bucato. Alice sta davanti. Ma lei in cinque. Le serve un po' d'aria. Così potete parlare. Come sempre. Accettato di fare richiesta. Due ore. Ehi, Manny, dove vai? Al 2. Ami un S24 diretto al 2. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Sotto un vivaio è andato. Già. Avete in programma di recuperarlo? No, per Isaac non è importante. Stiamo pescando molti secondi. Che volevi dire su me o... Non lo vedo da 2 settimane. Non fa che accettare nuovi incarichi. Con te ha parlato, ti ha detto nulla? No. Insomma, l'ho visto in mensa, ma ci siamo noi. Jackson, sì, non darei più. Mi fa scatta! Leggetemi! Sta giù! Uccidiamo quei lupi! Ok, penso che con questo excursus sul VLF e su Abby forse capiremo qualcosa di più su queste iene. Vabbè, comunque il bambino di me non l'abbiamo ucciso noi, era già stramorto, cioè, dopo sta caduta. Ok, iniziamo proprio un'altra campagna con Abby e con tutto il VLF. Dio. Ricordate quando potevamo passare da qui senza preoccuparci delle iene? Hai nostalgia della tregua? Era tutto più facile. Anche troppo. Ci siamo rilassati e loro hanno impiccato una squadra. Questo perché noi avevamo sparato a quei ragazzini. Ok, quei ragazzi ci hanno attaccato. Tu che avresti fatto? Forse non li avrei crivellati di piombo? Io avrei salvato la nostra gente. Ma nessuno ragazzi, non è colpa loro. Ma neanche nostra. Li hanno uccisi loro. Quindi a quanto pare VLF e Iene non sono state sempre nemici. Sembrerebbe che in qualche modo questi due gruppi vivano in pace. Una volta, e poi c'è stato questo episodio dei ragazzini. Da un lato voglio quasi che ci facciano affezionare a questo personaggio, perché così facendo, giocando così, diciamo che sono un po' meno motivato, nel senso che sapendo che questo è un personaggio a cui non tengo, che è un personaggio nemico, sono un po' meno motivato a volerlo far sopravvivere. Non so se riesco a intendermi. Quindi chissà che magari non ci facciano addirittura affezionare al personaggio che finora abbiamo odiato. Ok. Vengo io qui. Dai. Cerco un sostegno. Scusa. Ehi, state bene? Sì. Si è rotta. E adesso? Abby, guarda. Un passaggio. Manny, abbi fede, stiamo cercando un modo per salire sul tetto. Ok. Ehi,
Perché hai iniziato a evitarmi? Non l'ho fatto. Non mi hai più rivolto la parola dopo Jackson. Non lo so. Forse ero solo troppo scossa. Pensi che Joel non lo meritasse? Meritava anche di peggio, ma non volevo farne parte. Capisco. Chi fa queste cose? Non intendevo questo. Arriviamo a quel lucernario. Ok. Qui ci stiamo andando pesanti con le parole, eh? Joel meritava anche di peggio, piano. Eccoli là. Manny, arriviamo! Ok! Guarda, ecco l'avamposto. Ci siamo quasi. Possiamo tagliare dallo scalo. Iniziamo a scendere da qui. Vai. È un concetto di ci siamo quasi molto... Non riesco proprio a immaginarti spaventata. Non sono coraggiosa come pensi. Ma dai. Per esempio, non potrei mai operare come te. Avrei troppa paura di sbagliare. Anch'io vado nel panico, cosa credi? Per quel che vale, mio padre ti considerava la sua allieva migliore. Davvero? Però hai sempre detto che ero un idiota. Andiamo. Ed ecco un altro piccolo dettaglio. Quindi, a quanto pare, Mel era un'allieva del padre di... Abby. Ok, qui abbiamo delle iene. E io non posso farmi un silenziatore, vero? No, perché non ho una bottiglia. Vabbè, fratello, però guarda te, eh. Io scappo davvero perché ho finito le munizioni. Okay, diciamo che qua l'antagonismo si sposta verso le iene. Se poi mi fanno anche un terzo capitolo in cui siamo protagonisti le iene, è un problema. Perché poi io non so più chi vedere. E che dovrei fare io? Scappare fortissimo. Vai, corri, 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 corri. Corri, fratello. Cioè, devo ucciderli? Ma dico, come pretendi che io riesca a ucciderli? Sono tipo mortissimo, lo sai, vero? Ho tanto morto. Dove? Vai, investire tutti. Vabbè, io faccio tutto a loro le spraghe proiettili. Merda! Cazzo, stai bene? Credo sopravviverò. Ehi, fammi vedere l'uomo. Siamo! Lo so, ci siamo quasi. Apri il cancello. Devono passare. Mel. Cosa? La schiena. Stringi più forte che puoi, ok? Porca merda. Non me ne ero accorta. Ehi! Sono in due. Ha una ferita d'arma da fuoco alla mano. Ehi. Sei stata brava prima. Sembra un complimento. Penso a stare bene. Sta qui, Alice. Vieni, da questa parte. Siediti. Ha perso un bel po' di sangue. Non dovrebbe uscire. Andrà bene. Andrà tutto bene. Ok.
Ehi, che abbiamo qui? Su, piccolo. Lei è Alice. Su, Alice. Da brava. Grazie. Queste nuove reclute. Non mi fido. Grazie ancora, gente. Ok, siamo arrivati all'avamposto, tralasciando il fatto che abbiamo qua Mel, che è incinta di parecchi mesi, penso almeno 4 mesi, e si schianta, salta, spara, si prende i proiettili addosso, niente, non gli fa niente. Dina, che è appena incinta di qualche settimana, vomita, strescia per terra, non riesce a saltare, camminare, non fa niente. Ma vabbè, lasciamo stare. Tracciando questo, direi, ragazzi, che per questo episodio possiamo anche concludere qua. Nel prossimo andremo a esplorare meglio la natura di questo VLF, il ruolo di Abby, magari incontreremo anche questo famosissimo Isaac, ma direi che per questo può anche bastare. Detto questo, quindi, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.